Secondo anche sulla questione dei social, perché so che lei un po', diciamo, avversa questa cosa, no? Mentre Per quanto non ragazza non sono avversa, no? Credo nella comunicazione, penso che prima della comunicazione, almeno è una mia convinzione, no? Ma io volevo dire una cosa, prima della comunicazione, che la forza della comunicazione sia molto legata all'uso della tecnica, e io sono favorevolissima a ogni innovazione, ma sia legata ancora di più all'idea che hai, a chi rappresenti e soprattutto alla coerenza con cui rappresenti quello che vuoi comunicare. Guardate, io lo dico sempre facendo un esempio grandissimo, le stesse cose che dice Papa Francesco, se le dicesse un altro non sarebbero credibili, perché lui anche simbolicamente ha fatto delle scelte nella sua vita, nel come sta assumendo quel pontificato. Quindi bene le tecnologie, bene l'innovazione, ma prima rimane il dato di chi sei, cosa vuoi comunicare, come ti schieri, e soprattutto una cosa che non c'è mai tempo di discutere, ma il congresso dal mio punto di vista deve servire anche a questo, e soprattutto se nel nostro paese, in Europa, addirittura con battaglie sovranazionali dei progressisti europei, non si debba rideclinare una parola che noi abbiamo tutta la sinistra in parte rimosso, che è quella del conflitto. Perché badate, io credo che ciò che è avvenuto, il sommovimento di cui stiamo parlando, sia anche frutto del fatto che la sinistra, i democratici, parlo nostri e a livello europeo, noi a livello europeo, non possono accontentarsi della loro funzione importante di governo, ma c'è un momento in cui, quando dici sono vicino alle persone, qualcosa di più, tu devi decidere se diventi animatore, se sei parte, se incidi, se decidi quali conflitti sociali vanno fatti vivere e animati, perché la solitudine, la paura delle persone è figlia anche di questa storia che abbiamo lasciato alle spalle, che non c'è una comunità che si mobilita e che sa confliggere, e questo rende più sole le persone. E quindi ho detto sì, la comunicazione, ma per me prima viene l'idea e viene la coerenza, dipende molto da chi sei nel comunicare quella cosa, come ti sei comportato, se sei credibile. Invece un'ultima battuta sulle primarie, perché abbiamo un secondo. Io penso questo in poche parole, avevo cercato di dirlo prima. Le primarie, quello statuto, che certamente se rimane quello rispetteremo, va da sé, perché è un fatto di regole, è uno statuto fatto 10 anni fa. E quando in Italia c'era il bipolarismo, adesso c'è il tripolarismo. Quando in Italia vigeva il maggioritario e adesso c'è un semi-proporzionale. E soprattutto quando il mondo, l'Europa, noi non eravamo scossi dai mutamenti di cui abbiamo parlato. E soprattutto quando i partiti sembravano utili anche il nostro per come erano. E parlavamo di centro-sinistra. Oggi se riproponessimo quel centro-sinistra fatto somma di partiti non ce la faremmo, e invece abbiamo appunto bisogno, a proposito dell'inizio della nostra conversazione, di allargare e inserire civismo, società, fare dei patti con associazioni, con i movimenti, con le persone, con i comitati. Allora per finire le primarie, io guardate credo che sia giunto il momento di dirci una verità, almeno io la vivo così. A me, che un signore come è successo nel mio seggio, e non è successo solo nel mio seggio, vada a votare per il segretario del mio partito con il giornale in tasca ed essendo una persona di destra, non va bene. Allora se teniamo le primarie, almeno mettiamoci d'accordo per un regolamento che dica che chi va a votare per le primarie si iscriva a un albo non 2 giorni prima, ma mesi prima, perché badate, lì c'è un fatto democratico, non è un fatto di chiusura. Allora se teniamo le primarie, almeno regoliamole, facciamo tesoro di ciò che abbiamo passato. E un'altra cosa riguardo le primarie, io non so come la pensano tutti i compagni qui sul palco, io credo che ad esempio, perché è cambiato il mondo,
perché le alleanze saranno da rivedere, non è obbligatorio e non va bene dire che il segretario del Partito Democratico debba obbligatoriamente essere il candidato premier. Io vado a eleggere il segretario del mio partito, il candidato premier lo eleggerò con quel patto della società, con la società, con quell'alleanza sociale prima ancora che politica, che appunto farà le primarie. Insomma, dobbiamo avere il coraggio. Si parlava di prima come vorreste il leader, coraggioso, dico sì, anche un po' anticonformista, un po' eterodosso, che per rifare il PD sappia distruggere alcuni miti del PD che andavano bene 10 anni fa e che invece oggi vanno aggiornati.